Ora diamo la parola ad Andrea Rossi, sottosegretario alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Ne approfittiamo per toccare anche i saluti di Stefano Bonaccini, presidente della regione, che ci ha mandato il suo saluto, ma lo porterà Andrea. E io seguo la scaletta. No, intanto io ringrazio Alessio e Davide per questo invito che tutti gli anni, anzi per il suo nome di Trofila, si ostinano a chiamarmi per stimolare rispetto al tema delle politiche e della politica sulla parola innova. E quest'anno avrebbero dato due temi, vado a parlare o di politica oppure di sport. Allora io cerco di legare la parola sport con la parola politica. Perché cerco di legare la parola sport con la parola politica? Perché io penso che se c'è uno strumento per fare politica, uno strumento per fare politica oggi è lo sport, non tanto ovviamente come strumento di divulgazione di quella che è la politica tradizionale, quelli che sono messaggi ovviamente di dove si cerca di stimolare o comunque dove si cerca anche così di raccogliere consenso, ma più che altro legare lo sport con la parola politica. Perché? Perché un po' l'elemento che noi abbiamo messo in campo da due anni a questa parte con il Presidente della Regione, visto che non so quanti lo sanno, però in questo momento in Regione Emilia Romagna Bonaccini è stato il primo Presidente che ha avuto così il coraggio, la forza e dico anche la scaltrezza di collegare la delega dello sport alla Presidenza, proprio in una logica di valorizzazione della parola sport. E dicevo che in questi due anni abbiamo capito come sport è uno strumento che si fa politiche per salute e benessere, ed è evidente, lo sport come benessere fisico, lo sport come ovviamente la possibilità per una realtà anche come il nostro territorio. Pensate che in questo momento qui in Emilia Romagna ci sono i due terzi degli emiliano romagnoli comunque praticano sport, 800.000 lo fanno attraverso quelle che sono associazioni sportive, dilettantistiche e di promozione sportiva, gli altri lo fanno ovviamente in quella che è l'attività sportiva libera, o attraverso quelle che sono le strutture presenti sul nostro territorio, che sono anche ovviamente le palestre private. Quindi l'idea di legare fortemente le politiche della benessere e le politiche della salute, anche attraverso la sanità, alla parola sport, attraverso anche dei progetti che sostengono con la sanità le politiche sportive. Il secondo elemento, sport come strumento per quelle che possono essere politiche sociali. Pensate a quanto sia importante l'infrastruttura sportiva del volontariato presente sul nostro territorio come infrastruttura di presidio e di controllo e di governo del territorio. Cioè, oggi tutte le nostre realtà hanno comunque delle aree sportive, delle strutture sportive che rappresentano prima di tutto una grande infrastruttura sociale per continuare a governare il territorio, ma anche per garantire quel necessario coesione sociale che ha caratterizzato anche il territorio emiliano-romagnolo in questi anni. Poi c'è il tema sport, politiche per il marketing territoriale, per il territorio, per il turismo, perché sempre di più quest'anno sta incrementando il 5% il turismo sportivo sul territorio emiliano-romagnolo, una terra che anche in virtù del fatto che ha un hub importante come l'hub del turismo, quello della Romagna, dove si concentra lì una forte ricettività alberghiera e quindi una buona disponibilità, rappresentiamo l'hub più importante dal punto di vista europeo in termini di ricettività alberghiera in quel distretto turistico che è la Romagna. In quel distretto lì vive da aprile a settembre-ottobre anche attraverso grandi eventi, e nel 2016 per esempio l'Emilia Romagna ha visto ospitare importanti eventi che vanno al Giro d'Italia, che vanno ovviamente a tutti quelli che sono stati eventi sportivi a livello giovanile per quanto riguarda il calcio, dalle finali primavera di Reggio Emilia fino alle finali allievi giovanissimi di Forlì Cesena, tanti altri appuntamenti come i trofei delle regioni di baseball, i trofei delle regioni di basket, che hanno determinato un incremento del turismo sportivo su questo territorio del ben 5%. Pensate che un evento come quello della Nove Colli in poco tempo va a esaurire le prenotazioni, 16.000 ciclisti frequentano a maggio quello che è un evento ormai riconosciuto da tutti con quella Nove Colli. Quindi l'idea è che attraverso lo sport si fanno anche politiche sportive, si fanno politiche per la promozione del territorio. Sul prossimo anno stiamo guardando la possibilità di sviluppare AVP 501, Alte Vie dei Parchi 501, la gara che dopo il Tour de Jean della Val d'Aosta può legare l'Appennino riminese fino all'Appennino piacentino,
501 km dell'Alta Via dei Parchi in una settimana, la gara di Ultra Trail, che sarebbe la più importante corsa europea se siamo nelle condizioni di poterla mettere in campo con le realtà del volontariato che ci stanno aiutando. Così come per la prima volta l'arrivo in Emilia Romagna di quello che è il campionato Ironman. E infine l'ultimo era il tema delle politiche per l'educazione. Io ogni volta che parlo di sport dico una cosa molto semplice. Le associazioni sportive rappresentano oggi la terza agenzia educativa del nostro paese. Oggi un ragazzo in età di scuola primaria, dopo la famiglia, dopo la scuola, il primo soggetto con il quale viene in contatto nella stragrande maggioranza sono ovviamente le nostre realtà sportive, che possono andare dalla danza fino al calcio, in tutte le discipline che trovano ovviamente soddisfazione in questi territori. Ecco, allora se l'associazionismo sportivo e quindi lo sport rappresenta e diventa terza agenzia educativa, io penso che dobbiamo costruire da un lato con la seconda agenzia educativa che è la scuola, aumentare il legame e il rapporto, superando anche quello che è un'opportunità che viene data da una scuola, ma implementando ad esempio ora con delle realtà, con dei soggetti che sono soggetti operanti con tanto di laurea, visto che comunque oggi è stata fatta quella che si chiama laurea in laurea di attività motoria, e visto che siamo di fronte a una laurea in attività motoria dobbiamo anche mettere nelle condizioni i ragazzi di poter avere la possibilità di sviluppare nell'ambito dello sport la propria professione. Noi vorremmo incentivare questa professione qui all'interno delle scuole. Stiamo cercando di collegare quindi tutto il sistema scolastico formativo per costruire e implementare con un'ora a settimana per realtà scolastica nella scuola primaria, per fare in modo appunto di favorire e avvicinare lo sport. E poi dopo, come dicevo prima, educazione, perché attraverso lo sport riusciamo a fare anche, diciamo, lo sport diventa quel luogo dove il ragazzo impara l'arte dello stare insieme, l'arte del rispetto, l'arte anche dell'agonismo, della competizione, ma di quella sana, che nasce ovviamente nel rispetto delle persone. Ecco perché in questo piccolo e breve saluto io ho cercato di legare la parola politiche, sport e quindi quali sono attraverso lo sport come strumento le politiche che lo sport può muovere. Perché dico questo? Perché la più grande innovazione che le pubbliche amministrazioni oggi potrebbero fare, e io lo dico anche da ex amministratore, da ex sindaco, e so cosa vuol dire anche le difficoltà che lo sindaco oggi ha in cui governa una comunità, è quello però di rimettere e dare centralità all'attività sportiva. Perché troppo spesso da parte delle pubbliche amministrazioni il tema sport, la delega sport, risulta essere una delega di serie B, la prima che subisce le riduzioni, i tagli, e non vengono attivati nuovi capitoli di spesa. Ecco, io penso che se dovessimo oggi parlare di innovazione, una delle più grandi innovazioni per la pubblica amministrazione sarebbe ridare centralità a questa bellissima parola, perché come dicevo prima sport è politica a senso ampio. Grazie. Grazie mille Andrea.